Eccoci qui con Giorgio Almasio, direttore artistico di Donna in Canto, undicesima serata della 14ª edizione. Finalmente puoi tirare un sospiro di sollievo e puoi goderti la serata? Direi di sì, poi abbiamo fatto il giro di Boa, che è già una gran cosa. E questa è stata, le serate sono belle tutte, ognuna ha qualcosa da dire, ognuna ha qualcosa da dare, però questa è una di quelle serate che io chiamo tonde, un pubblico attento e entusiasta, delle artiste che hanno dato e si sono date, e devo dire è stata veramente una grande serata e sono felice e soddisfatto. Poi l'Ainate ha sempre una grande capacità di accoglienza, sia organizzativa insieme agli altri comuni della rete, ma questo spazio è veramente efficiente ed efficace. Condivido, abbiamo già fatto i ringraziamenti anche all'amministrazione proprio per aver recuperato questo spazio che ci ricordavamo dagli anni passati, e un ringraziamento anche a te perché, come vedi, è stata una serata di grande ispirazione e quindi abbiamo preso tutti gli appunti possibili e immaginabili. Ma cosa c'era dentro? C'era dentro però questa, che è un'altra grande ispirazione. La raccontiamo, la nostra tazza? Abbiamo quest'anno messo in campo una campagna insieme alla Valigia di Salvataggio di raccogliere fondi anche attraverso questa mug. È venuta molto carina, io mi sono beccato la prima chiaramente. Ovvio. E devo dire che tante signore l'hanno acquistata ed è bello che così la mattina quando prendono il cappuccino si sentono anche loro una donna in canto. Io non mi sento una donna in canto, però lo faccio volentieri. Però pensi ogni mattina alle tue donne in canto. Alle mie donne in canto, sì, ormai croce delizia e anche tormento, ma mi piace ogni tanto essere tormentato. Ricordiamo, 30 luglio siamo a Villa Corvini, poi stop per agosto, ma si torna a settembre con altre quante date? Se questa è l'11ª, la 12ª ne mancano 8. 8 date e torneremo alla finale sempre a Parabiago, quindi Parabiago. Chiudi la prima parte, chiudi anche la seconda parte sempre a Parabiago. E chiuderemo insieme a Laura De Fendi.